Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi, poter parlare in questo panel dedicato alle eccellenze italiane. Io mi chiamo Francesca Ruzzoli, sono il responsabile ricerca e sviluppo e centro studi cyber defense di Cerveira. Cerveira è una piattaforma di cyber threat intelligence che nasce nel polo tutto italiano della cyber security del gruppo Vianova. Vianova è il quarto operatore nazionale nell'area business di servizi avanzati e integrati per le telecomunicazioni e da sempre si occupa di aziende, con un occhio particolare alle piccole e medie imprese, offrendo servizi professionali avanzati con l'obiettivo di non essere un semplice fornitore, ma un vero e proprio partner. Cerveira è una piattaforma di cyber threat intelligence offerta in modalità SaaS, cioè è offerta come software as a service in cloud. È una piattaforma che di sua natura ha una caratteristica zero effort, quindi è facilmente e velocemente implementabile ed è agentless, cioè non utilizza risorse del cliente ed è completamente trasparente alla sua infrastruttura ICT, ma è in grado di sviluppare un'azione di monitoraggio interno ed esterno all'organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dalla sua distribuzione geografica, in modalità continua, cioè effettua un continuous assessment H24 per 365 giorni. È un servizio cloud as a service in grado di controllare e analizzare in maniera granulare il livello di sicurezza e le vulnerabilità di infrastrutture e sistemi ICT locali on-premise e in cloud ed è in grado di identificare minacce di data breach, presenza di informazioni sensibili in ambito OSINT, Open Source Intelligence nel web, CloseInt nei social network e dark web. Ed è in grado di analizzare i cyberfeed e le cyber reputation del dominio cibernetico che l'organizzazione espone su internet, valutandone il livello di affidabilità e sicurezza di tutti gli asset esposti. È in grado inoltre di valutare il livello di maturità di un'organizzazione nella gestione della sicurezza delle informazioni all'interno dei propri processi informativi. E infine è in grado di analizzare le eventuali criticità del mondo fisico attraverso una serie di sensori IoT che gli permettono di rilevare parametri ed eventi ambientali. Tra le principali caratteristiche di Cerveira c'è però la capacità di correlare tutte le informazioni acquisite e di trasformare le informazioni su una minaccia in informazioni di intelligence su una minaccia, cioè è in grado di contestualizzare la minaccia nell'ambito della specifica organizzazione, valutandone l'impatto e la probabilità di accadimento. E quindi è in grado di elaborare scenari predittivi per permettere al management di poter valutare velocemente al meglio la situazione. Questo in modo da ottimizzare effort e budget di spesa per le eventuali remediation, concentrandosi sulle cyber minacce e sulle criticità con maggior impatto e probabilità di accadimento. Una ulteriore caratteristica di Cerveira è quella che non, di non essere solamente il frutto di una software house, ma è quella di un servizio cresciuto in un ambiente di risorse, competenze professionali eterogenee e altamente specializzate. Oltre ad avere un osservatorio privilegiato su ciò che accade su internet come internet service provider, Cerveira analizza quotidianamente il livello di sicurezza dei servizi di telecomunicazioni erogati ad oltre 15.000 aziende clienti del gruppo Vianova e grazie al nostro centro studi di cyber defense utilizziamo i nostri skill interni in collaborazione con vendor di terze parti e centri di ricerca universitari per sviluppare metodologie e tecniche di monitoraggio sulle cyber minacce sempre più efficaci e predittivi. Tutto questo al fine di erogare un servizio di early warning personalizzato per ognuno dei nostri clienti. Ecco, Cerveira, insieme a quello che è il nostro ecosistema, con i suoi data center operativi Tier 4, la sua infrastruttura di rete di ultima generazione, rappresenta, la capacità di applicare tecnologia innovativa ad un expertise, completamente italiano. Io ho concluso il mio intervento,
Ti saluto e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.